Non bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo qui con un video eh, riguardante la mia playlist eh, Quisquili e Pinsillacche, sì ragazzi, perché questo è un video mm, un po' mm, chiacchiericcio, mm, così diciamo, no, un po' parlato, non ci sono video relativi a nessuna serie o nessuna challenge. Più che altro, ragazzi, ehm, vi propongo questo video perché mh, mi è sorto un dubbio circa la nuova programmazione. Eh, da titolo comunque l'avrete ridotto, perché quasi sicuramente metterò un titolo inerente comunque alla programmazione. Quindi, veniamo subito al, al, al dunque, ragazzi: allora, la programmazione attuale, così ehm, posso chiedervi questo suggerimento. Ehm, Ovviamente dovete sapere la programmazione attuale perché magari c'è chi non la legge, c'è chi non ci fa caso, c'è chi è talmente abituato che dice vabbè tanto quando i video escono escono quindi non è che mi interessa sapere ora quando esce quello, quando esce quello, quando esce lo vedo e magari non sta lì a ricordarsela o vabbè, comunque per tanti motivi, prima di chiedervi questo parere mi sembra giusto comunque prima ehm, diciamo descrivervi la programmazione attuale che ho attuato, scusate il gioco di parole, mh, con l'inizio dell'anno quindi... Uh, Dalla scorsa settimana però uh, mi è venuto un dubbio, quindi mi sembra giusto, anche se è una cosa molto recente, quindi magari in realtà forse avrebbe anche ma bisogno di un retaggio, fra virgolette, ma no, maggiore di fare un. Che cacchio dico, di fare una sorta di. sì, di essere un po', come dire, collaudata. Ecco, di un collaudo. Però comunque sapete c'è stato un cambiamento notevole no, rispetto alla vecchia programmazione. Quindi ho pensato di fare questo video per. Togliermi il dubbio, ecco, allora, la programmazione attuali, attuale, ragazzi, prevede che il lunedì mm, abbiamo un episodio della Not So Berry Challenge e della Legacy Challenge, senza che dico ogni volta l'orario, il primo episodio che vado a nominare è al mattino, 8.30, salvo casi straordinari, e l'altro invece è 8.30 di sera, quindi diciamo c'è un bel, bello stacco fra i due episodi. Allora, lunedì quindi Nozzo so Barry Challenge 8:30, Legacy Challenge 20:30, quindi adesso sapete che il primo video 8:30, secondo 20:30. Il martedì, scusate ragazzi, abbiamo Simizzando e la Disney Legacy Challenge. Il mercoledì abbiamo Cucciolosamente Piper e la Rex Turicis. Il giovedì la Vedova Nera Challenge, ovvero la mia Vedova Allegra e la 100 Baby Challenge. Il venerdì c'è la Legacy Challenge e Casa Supply. il sabato la Vedova Nera Challenge con uh, Cucciolosamente Piper e infine la domenica 100 Baby Challenge e Klepto Addicted. Allora ragazzi, io mh, diciamo ho avuto questa sensazione, poi non so, ditemi voi, mh, più che altro io mh, dovete sapere che mi faccio molte fisime Molte paranoie, per cui ho detto: guarda, cioè, piuttosto che magari stare lì a, a prendere iniziative da sola a modificare, a cambiare, eh, chiedo direttamente a loro perché come vi avevo detto, ragazzi, nel, nel video per i 100 iscritti c'erano i miei propositi per l'anno nuovo, è proprio di rendere comunque conto a voi, fra virgolette, no cioè di rivolgermi a voi in caso di dubbio, di ascoltare comunque voi che siete i miei iscritti. Eh, e quindi ragazzi stavo pensando questa cosa, vorrei diciamo fare una sorta fra virgolette, chiamiamolo così, di sondaggio, quindi non è che aprirò un, un sondaggio vero e proprio, mi regolerò sulla base dei vostri commenti. Sentitevi ovviamente ragazzi liberissimi di dire quello che pensate perché a me serve veramente tantissimo il vostro parere sincero quindi non ditemi cose magari per farmi contenta che vi devo dire per ehm, così non so per magari come si dice dalle mie parti darmi il contentino ma ditemi veramente quello che pensate perché comunque l'obiettivo il mio obiettivo comunque è migliorare anche soprattutto e eh, anche grazie ai vostri commenti ai vostri pareri ai vostri suggerimenti eh, critiche costruttive insomma chi più ne ha più ne metta quindi veramente ditemi Va bene questa programmazione, quindi così ricca, quindi che ogni giorno ci sono due episodi, oppure preferite che io ritorni a una programmazione più ridotta? Vi spiego, quando, perché ho preso la decisione, come ho detto nel video dei 100 iscritti, magari chi non l'ha visto, perché ho deciso di diciamo, aumentare la mia programmazione, perché eh, ho ricevuto molte richieste mh, di aumentare, mh, diciamo di andare a incrementare alcuni. Uh, alcuni, alcune challenge più che altro, alcune tipologie, challenge è una serie sì, mi è stato chiesto di aumentare gli episodi della Legacy Challenge, di aumentare gli episodi di Cucciolosamente Piper e di aumentare gli episodi della 100 Baby Challenge, mi è stato anche chiesto in realtà di aumentare gli episodi di Casa Suplì, però, ragazzi, veramente addirittura arrivarvi a proporre tre video al giorno era proprio una cosa. Anche se solo un giorno a settimana, era una cosa per me improponibile. Anche perché, comunque, i gameplay, secondo me, per essere un minimo. vissuti, non... cioè nel senso, per come la vedo io, un gameplay che sta sotto la mezz'ora. Per quanto riguarda i gameplay è un po'. 25 minuti, mezz'ora, però meno lo vedo un po', non lo so. Io, non, soprattutto quando una cosa mi appassiona molto, non, non me lo godo. Come voglio dire, finisce subito, quindi eh, ne vorrei sempre di più. Ma questa sono io che sono un caso patologico, quindi diciamo che già ogni video dura una, la sua bella mezz'oretta. Proporvene tre anche solo in un giorno era veramente eccessivo. Quindi, ragazzi, eh, io fondamentalmente ho incrementato la, la, la produzione, diciamo, di video perché mi era stato richiesto. E quindi cosa ho pensato all'inizio? Ho detto adesso se vado ad aumentare solo la Legacy Challenge... Faccio contente quelle persone che vorrebbero la Legacy Challenge... Però magari mh, sono scontenti chi vorrebbe qualche episodio in più di Cucciolosamente Piper e della 100 Baby Challenge... Se faccio con la 100 Baby Challenge faccio scontenti chi vuole Cucciolosamente Piper e chi la Legacy Challenge... Se aumento Cucciolosamente Piper faccio scontenti chi vuole la 100 e la Legacy... Quindi ho detto va bene... Allora a questo punto... Però ovviamente ragazzi... Uno sforzo in più, perché immaginate che! Cioè, per chi, per chi non fa gameplay, per chi lo fa lo sa perfettamente cosa significa. Sembra tanto no, che uno si mette lì, gioca, registra e vive e viva! Ma in realtà, ragazzi, c'è un lavoro enorme dietro! Perché poi comunque. Devi fare video, se i video vengono troppo lunghi, allora già devi trovare il tempo per giocare. Se poi i video sono troppo lunghi, devi metterti lì nel montaggio. Comunque, a tagliare vari pezzi, cercando di tagliare che abbiano un senso, fra virgolette, non a tagliare un po' alla cappero, fra virgolette. No, quindi diciamo che è anche quello. Poi, bisogna montarli. Eh, tempo che YouTube te li carica, quindi diciamo che parte diverso tempo. Quindi, però, per me, non era un problema, cioè, non è un problema questo. L'ho fatto ben volentieri, nel senso che ehm, comunque alla fine è un piacere perché vuol dire che i miei video vengono apprezzati se vengono richiesti no? di più. E quindi per me è un piacere, però eh, contemporaneamente magari mi sono resa conto: cioè mi è sorto magari il dubbio: mi sono detta non è che per far contente magari quelle persone, però contemporaneamente faccio scontenti altri. Nel senso, magari per alcune persone eh, questa programmazione così intensa, due, due video ogni giorno per tutta la settimana è pesante, insomma. No, quindi mh, mi sono detta: cioè, alla fine, ragazzi, sono 14 video nell'arco di una settimana, che sono parecchi, no? E quindi mi sono detta: ma magari ho fatto contenti alcuni e magari scontenti altri. Esempio, allora vi domando. Va bene la programmazione attuale, quindi è meglio lasciare due video ogni giorno e ragionare un po' sul uh, tu li pubblichi. Chi ha tempo di guardarseli se li guarda, chi poi vuole recuperare se li recupera, quando ha tempo, ha tempo. Uh, e va bene così oppure ragazzi è meglio tornare a una programmazione più ridotta in modo da magari consentire a tutti, soprattutto quelle persone magari che vedo che mi seguono sempre, che commentano sempre, perché magari ragazzi, poi non è detto, ci sono magari moltissime persone che non commentano mai, ma magari ti seguono sempre per dire, quindi io mi rivolgo anche a loro e magari se è l'unica volta che potete commentare, magari potrebbe essere anche solo questa perché mi serve veramente sapere questa cosa o è meglio una programmazione più ridotta, come era prima, in cui comunque pubblicavo un episodio, un episodio al giorno, quindi ogni giorno un episodio, un totale di sette episodi, con ovviamente ragazzi una piccola modifica, si intende, perché quando mh, prima comunque di eh, inserire Simizzando e eh, La Vedova nella challenge, ovviamente ragazzi rientravo proprio un giorno a settimana preciso, eh, perché erano sette sette sfide, ba, cioè sette serie/challenge, barra, barra challenge, quindi rientravo ogni giorno era dedicato a una e quindi era tra virgolette perfetto. Adesso ovviamente avendo inserito simmizzando e eh, la vedo maniera challenge, ovviamente ci saranno un paio di giorni a settimana in cui dovrò e anche la Not so Barry Challenge me la stavo scordando, e anche la Not so Barry Challenge ci saranno tre giorni a settimana, qualora dovessi eh, passare, no, due mi sa. Fatemi controllare, sì, me la sono scritta qua due giorni a settimana con un'eventuale programmazione ridotta in cui eh, ci saranno soltanto per due volte dicevo appunto due giorni a settimana due video. Il resto della settimana prevederebbe comunque sempre solo un video. E vado a darvi allora, quella di prima era la soluzione, diciamo la seconda. Io ho, ho, ho ragionato così. Prima soluzione lascio la programmazione attuale, quindi quella che vi ho letto prima. Seconda soluzione ragazzi, lascio, cioè reintroduco una programmazione ridotta ma leggermente modificata. La programmazione ridotta andrebbe così ragazzi, il lunedì resterebbe invariato, cioè Not So Berry Challenge e Legacy Challenge. Perché eh, la Legacy Challenge, il giorno della Legacy è sempre stato il lunedì e io comunque ho inserito anche Milton nella Not So Berry Challenge quindi lascerei il lunedì con Not So Berry e Legacy. Poi ci sarebbe il martedì. Con la Disney Legacy Challenge alla sera... E simmizzando al mattino... E poi per tutto il resto della settimana... Quindi lunedì e martedì due video... Nell'arco di una di due... Cioè un, un, due video il lunedì, due video il martedì... E invece poi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica... Ci sarebbe un solo video... Tutto il giorno... Nel senso che il mercoledì ci sarebbe la Rex to Richest, Giovedì One Under Baby Challenge... Venerdì Casa Suppli... Sabato Cucciolosamente Piper... Domenica Klepto Addicted... A questo punto ragazzi ditemi voi... Cosa faccio? faccio? Tengo la programmazione attuale, quindi eh, la prima, diciamo che vi ho letto senza che vado ovviamente a ripetermi. Poi, magari, ragazzi, in descrizione lascerò scritte i due tipi di programmazione. Così, magari, se non volete stare qua a risentire il video, diciamo il video per sentire le, le due combinazioni e poi decidere quale scegliere, vi lascerò ovviamente la prima soluzione con tutta scritta la programmazione, o seconda soluzione con tutta scritta la programmazione. Però veramente mi serve un vostro parere sincero se è troppo pesante, se è troppo difficile starle dietro, perché, cioè, premesso che nessuno ovviamente vi obbliga, il lunedì esce la Nozzo so Berry Challenge, quindi voi dovete, dovete commentarla il lunedì? Assolutamente no, ragazzi. Cioè, qualora restasse la programmazione attuale, quindi molto più ricca, ognuno di voi è liberissimo di commentare quando vuole, però mi rendo conto magari che ad alcuni può dar fastidio, non so, magari vedere così tanti video e magari non riuscire a stare al passo perché magari c'è io per esempio sono fissata cerco sempre di restare al passo il più possibile perché mi fa piacere e quando vedo che non riesco ovviamente nulla togliendo a chi, li, a chi li pubblica anche perché ci mancherebbe ognuno sul proprio canale fa quello che gli pare però è proprio a me no? a me personalmente mi spiace non riuscire a stare al passo quindi io mi rivolgo a voi, ditemi voi se preferite la programmazione attuale, quindi più ricca, con due episodi ogni giorno, quindi 14 episodi a settimana fondamentalmente, oppure se preferite una programmazione più ridotta che prevederebbe eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 episodi a settimana. Quindi ragazzi sarebbe insomma... Eh, cioè, 5 episodi in meno non sono pochi, ecco no? Ditemi voi. Uh, riassumendo, qualora uh, dovessi poi mh, portare, perché magari molte persone mi dicono: No, guarda, io preferisco la programmazione ridotta. Ovviamente, ragazzi, andrei a eliminare gli episodi extra di, di. Vado così proprio a riassumere: andrei a eliminare gli episodi extra di Cucciolosamente Piver, della Vedova Nera Challenge, della Legacy Challenge e della 100 Baby Challenge. In questo modo, ragazzi, ho pensato di non far torto a nessuno perché, mh, come vi avevo detto all'inizio, mi è stato chiesto per. Mo, togliete la vedova nera, che la vedova nera ha due episodi così perché mi sembrava carino. A questo punto facevo due episodi con, quasi per tutti. Ho, ho pensato di inserirlo anche per lei, tranne la so Berry e simmizzando. Simmizzando per ovvi motivi. So Berry perché non c'era proprio spazio, ragazzi, per inserirne un altro. E quindi, ok. Però, togliendo la vedova nera, proprio perché mi era stato chiesto per Cucciolosamente Piper Legacy Challenge o un altro baby challenge. Per non fare torto a nessuno, perché poi mi dispiacerebbe sentirmi dire, eh però hai torto la 100, poi però perché non hai torto l'altra, a me dispiace comunque, no, non vorrei fare mai torto a nessuno, io vorrei far contenti tutti, anche perché comunque questo, ripeto, significa che apprezzate i, i miei video, però qualora, qualora mh, alla fine decidessimo tutti insieme di... Um, Rifarci, diciamo, una programmazione ridotta a quel punto, eh, Cucciolosamente Piper, Vedo Maniera Challenge, Legacy Challenge, con Android Baby Challenge avrebbero un solo episodio a settimana. Quindi andrei a ridurre quelli, ragazzi, perché ovviamente non posso, cioè, non posso ridurre nient'altro. Cioè, sono questi gli episodi in più. Ecco, quindi io vi ringrazio. Spero veramente di ricevere molti commenti, perché comunque eh, sarete voi in questo caso a a indicarmi così a consigliarmi qual è la, la strada migliore ripeto a me certo cambia dal punto di vista del, dell'impegno che devo dedicare al canale perché ovviamente portare 14 video a settimana e portarne 9 non è la stessa cosa però per me non è un problema nel senso mh, se non è troppo pesante per voi io lo faccio con piacere quindi ragazzi mi rimetto nelle vostre mani perché vorrei sempre cercare comunque né di assillarvi né di fare scontenti però contemporaneamente qualcuno quindi a questo punto la maggioranza vince siamo in democrazia perlomeno qua quindi voglio dire ehm, cerchiamo appunto di eh, essere democratici e votare 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 insomma lasciatemi i commenti io leggerò i commenti chi avrà quale, la soluzione che avrà ottenuto diciamo più, più commenti più voti fra virgolette diciamo così Uh, io attuerò quella soluzione. Quindi la soluzione numero uno è lasciare la programmazione attuale, la, le, e poi leggerete tanto in descrizione e scriverò tutto. La, la soluzione numero due è attuare una, pro, una programmazione invece ridotta, che ripeto, è diversa da quella. Eh, che facevo prima dell'anno dell nuovo perché lì c'era veramente solo un episodio a settimana quindi sette episodi qui sono nove perché comunque sono state inserite no so Bear e simmizzando quindi a parte questi due ehm, questa è ragazzi quindi prima soluzione programmazione attuale seconda soluzione programmazione ridotta io vi ringrazio vi auguro una buona giornata una buona serata secondo il momento in cui guarderete questo episodio episodio sta cosa insomma sta, sto video diciamo sto video dai questo video a seconda del momento in cui guarderete questo video, mi aspetto veramente i vostri commenti perché mi regolerò sulla base comunque di questi, sentitevi liberi di dire tutto quello che volete in totale sincerità, io non, non mi offendo, non sono una persona che si offende, ragazzi, se, cioè, se queste sono le cose per cui uno dovrebbe offendersi, stiamo messi molto male. Per cui veramente sentitevi liberi di esprimervi come con sincerità, quello che volete. Però, ripeto: l'unica cosa che vi chiedo vi chiedo cortesemente non proponetemi voi altre soluzioni non perché non voglio ascoltarvi però capite bene che se magari arriva quello che è tra virgolette più a favore della 100 baby challenge mi comincia a dire allora fai così, tieni tutto però non togliere la 100 baby challenge, restiamo da capo a 12 quindi le soluzioni sono quelle che trovate scritte in descrizione con la prima soluzione della programmazione attuale come ho detto prima la seconda soluzione con la programmazione ridotta come ho detto prima quindi non apporterò poi modifiche alle due soluzioni dovete solo scegliere l'una o l'altra non, non è una questione di essere dittatori però purtroppo ho dovuto no cioè o faccio contenti tutti o non faccio contento nessuno e allora preferisco se devo ridurre non far contento nessuno è brutto detto così però piuttosto che far contenti alcuni e ne o nessuno ecco diciamo così Um, nella programmazione completa ragazzi posso far contenti tutti magari, ma nella programmazione ridotta ovviamente piuttosto che far contenti alcuni e scontenti altri, se devo scegliere tra far contenti alcuni e non far contento nessuno, preferisco non far contento nessuno, non perché sia cattiva ma perché mi sembra la... La soluzione comunque più giusta nei confronti di tutti quindi veramente vi ringrazio. Ci vediamo con eh, il prossimo video. Che tanto questo. Mh, sì, arriva, arrivano i video ragazzi. Ora non so quando questo uscirà di preciso. Ma arrivano i video: se questo esce direttamente questa sera, esce domani, non lo so. Comunque adesso vedrò. Tranquilli comunque che i video arrivano. E finché diciamo che vi do mh, qualche giorno, cioè magari questa settimana continuo con la programmazione. Mh, quella attuale e poi dalla prossima settimana quindi da lunedì 22 eh, inizio eventualmente la programmazione o continuo con questa attuale o inizio la programmazione ridotta quindi avete tempo di esprimervi ragazzi diciamo fino a domenica 21 eh, mettiamo non so anche io per regolarmi con i video dai fino a domenica entro l'ora di pranzo tipo luna facciamo così perché altrimenti mi devo anche io regolare un po' con i video ragazzi, con i tempi per la registrazione. Quindi veramente buona giornata, buona serata, vi ringrazio a tutti sul Soul Simmers e non...